Regini, il tuo cuore verde. 40 anni di esperienza e professionalità ti attendono nel nostro garden. 7 reparti specializzati per ogni esigenza. Creiamo il tuo habitat naturale con magnifici giardini. Rendiamo indimenticabile con i nostri allestimenti il tuo giorno speciale. Regini, località Chiaruccia di Fano. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Tornati immersi nella natura, per fortuna è arrivata la bella stagione e è il momento migliore proprio per iniziare a parlare di fiori, piante, di verde, di natura in modo generale. Lo facciamo insieme a Luana Regini di Reverde Regini Garden. Bentornata Luana. Grazie, buongiorno. L'altra volta, nell'ultima puntata, abbiamo parlato di come fare l'orto, abbiamo dato anche dei consigli molto seguiti dai nostri telespettatori, puntata che è piaciuta molto, perché noi non solo parliamo ma insegniamo anche qualcosa in queste puntate. Oggi diciamo che non siamo né all'interno della casa né all'esterno, siamo sul terrazzo. Perché? Sì, perché adesso inizia la bella stagione, quindi è piacevole avere una stanza in più, la chiamo io, della casa, quindi da vivere assolutamente dalle prime giornate di sole, ma anche in primavera, e quindi vivere a pieno il terrazzo con le fioriture, una bella seduta, una poltrona, una zona relax dove si può stare all'aperto. Ecco, non sempre si pensa al terrazzo come ad un posto da vivere, ma in realtà possiamo scoprire, oggi lo scopriremo, che può diventare veramente una stanza in più della casa. Che cosa si può fare in terrazzo, Luana? Si può, allora, prima di tutto dipende dalle dimensioni, da dove è ubicato il terrazzo, cioè qual è la posizione, se è est, ovest, nord e sud, sicuramente cambia la progettazione e l'esposizione delle piante, quindi da lì parte la prima programmazione e progettazione, e poi dopo, in base a quello, la scelta viene fatta di piante, di accessori, di sedute e, perché no, di un barbecue per mangiare all'aperto. Quindi mangiare all'aperto circondati dal verde, ad esempio dell'orto. Ah, anche, quindi possiamo inserire, lo chiamiamo orto terrazzo questa volta, non orto giardino, perché in un piccolo spazio si può fare una parete, ad esempio, con delle aromatiche, come dicevamo l'altra volta, si può utilizzare piccole vasche per il prezzemolo, il basilico e anche l'insalata, quindi a parete possiamo inserire queste cose con delle tasche e con delle fioriere apposite, e poi invece in vaso possiamo utilizzare le altre aromatiche, sempre in vaso profondo, come dicevamo, il rosmarino e tutte quelle che servono poi per la cucina mediterranea da utilizzare nel barbecue, e poi inserire un tavolo, un tappeto verde o una pavimentazione in legno, quello che è piante, e soprattutto piante sia mediterranee che fiorite, che di stagione, che perenni. Di fiorite che cosa ci consigli?
Allora, le fiorite sono tantissime, le stagionali, partendo dai gerani, al classico geranio zonale, al geranio, ai pelargoni, al geranio odoroso, al geranio a farfalla che abbiamo qui proprio davanti al nostro tavolo. E quindi il geranio, diciamo che è la pianta classica, però se vogliamo sostituire il geranio ci sono tante piante mediterranee stagionali, tipo la calciolaria che abbiamo qui di fianco, tipo le surfinie, le petunie, e poi ne abbiamo tante, veramente un'infinità. E poi magari si può mettere anche qualche albero? Assolutamente, allora se vogliamo fare una zona in ombra, quello che preferisco di solito è un piccolo olivo oppure una pianta comunque a mezzo fusto, non una cosa diciamo di crescita esagerata, e anche dipende dal peso poi del terrazzo che può sostenere. Quindi un alberello di olivo oppure un alberello di melograno, oppure ce ne sono insomma tanti altri di alberelli che si possono utilizzare. Tra l'altro non c'è bisogno di avere un terrazzo grande per fare queste cose, ma si può avere di qualunque dimensione, poi ovviamente varia quello che ci sarà dentro. Certo, perché poi oggi abbiamo tanti vasi che possono anche svilupparsi in altezza e quindi lì possiamo inserire delle cose verdi o fiorite che ci fanno colore e non ci occupano spazio. E lampade, come in questo caso, che contengono sempre piante, oppure porta, ad esempio qui abbiamo dei mobili che contengono vasi e possono contenere se no anche sabbia come posacenere, quindi uno si abbellisce col vaso e quindi diventano delle strutture che poi arricchendole di fiori diventano, no, strutture portavasi, e però arredano anche l'ambiente. E tra l'altro, dicevamo prima, si può mangiare all'aperto nel terrazzo e circondati dalla natura, ma si può mangiare anche qualcosa di naturale. Più di una volta abbiamo detto che alcuni fiori, alcune piante possono essere buone da mangiare, adesso non solo quelle da orto. Sì, allora tutto quello che è fiore edule e quindi commestibile, tipo la borragine, la possiamo inserire anche in mezzo ad altre essenze, oppure le calendule, oppure adesso ad esempio c'è l'albero di Giuda, vabbè, l'albero di Giuda che è un Cercis siliquastrum, è una pianta un pochino più grande, allora lì richiede un terrazzo diciamo un pochino più consistente, che ha un fiore commestibile, oppure quello che consiglio di solito nelle vasche abbastanza grandi di inserire delle melanzane innestate o dei pomodori o delle, diciamo, piante che ci o peperoncini piccanti, quindi piante che ci aiutano in cucina e fanno colore e comunque danno gusto al terrazzo. Tra l'altro voi capita anche di fare allestimenti di terrazzi per delle feste. Allora, non solo per delle feste, diciamo anche per sorprese, quindi noi arriviamo, realizziamo il terrazzo e poi questa diciamo, è una bella sensazione per chi arriva a casa e vede il lavoro finito. Dei regali a sorpresa in pratica. Dei regali a sorpresa, molto graditi. Ci vuole molto per fare lo studio di un terrazzo, la progettazione? No, l'importante è avere le idee chiare di qual è lo spazio e sapere, come dicevo prima, la collocazione esatta. Bene, abbiamo scoperto anche questa nuova zona della casa, il terrazzo, a volte un po' trascurato, forse non proprio a ragione, perché comunque abbiamo visto che ci si possono fare tante cose. Sì, io lo vivo molto il terrazzo, per me è una parte indispensabile della casa. Anche un piccolo terrazzo può essere con una poltrona, una sedia, un piccolo tavolo, può essere veramente una scoperta e un vivere all'aperto anche in città che ti fa la differenza della casa. Bene, io ringrazio Luana Regini che è sempre qui e vi aspetta da Reverde Regini Garden. Grazie Luana. Grazie a voi, buongiorno. E ringrazio ovviamente Reverde Regini Garden per averci ospitato e per essere nostro sponsor insieme a Galleria Auchan di Fano, Autoagenzia Buldrighini e Tecnolegno Tavoli e Sedie. Grazie anche a tutti voi per averci seguito.
qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Regini, il tuo cuore verde. 40 anni di esperienza e professionalità ti attendono nel nostro garden. 7 reparti specializzati per ogni esigenza. Creiamo il tuo habitat naturale con magnifici giardini. Rendiamo indimenticabile con i nostri allestimenti il tuo giorno speciale. Regini, località Chiaruccia di Fano. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie.